che sto offendendo. Allora, Enrico Fanelli, collega di Tifo Grifo, collabora anche per altre testate. Allora, Enrico, un pareggio che per un verso, come dire, certifica una ritrovata solidità anche fisica del Perugia, che ha tenuto alti ritmi tutta la partita, ma che lascia un po' di amaro in bocca, perché forse se in certi frangenti al posto della frenesia si fosse usata più precisione, forse l'avremmo portata a casa. Ma sì, assolutamente. Io credo che questo pareggio sia da leggere in una maniera positiva, in quanto comunque si affrontava una squadra che aveva ritrovato il mordente giusto. Oggi il Perugia è riuscito per buona parte della gara quasi a non farla giocare, insomma. Quindi il rammarico è in questo, che all'unica ingenuità o mezza ingenuità il Perugia ha preso gol, però di positivo c'è la reazione che subito dopo il gol che l'ha portata al pareggio, quindi è un punto secondo me guadagnato, anche se magari forse potrebbe anche sul piano tecnico aver spesato un po' l'assenza di Carmine, però la controprova nel calcio non c'è mai. Senti, come hai visto la prestazione di Forte, che stasera era un po' chiamato appunto a un compito difficile, quello di sostituire la prima punta del Perugia? No, guarda, io la considero abbondantemente sufficiente, perché c'è stata appunto si è dato da fare, anche una buona occasione per segnare, però io gli darei un 6 più abbondante, perché comunque la volontà c'è stata e l'eredità di Carmine non è certamente facile da raccogliere. Sei d'accordo, Enrico, che adesso il vero problema è non aumentare la differenza tra la terza e la quarta, perché c'è questo rischio grosso? Beh, assolutamente sì, perché comunque a sto punto credo che se i playoff non si disputassero sarebbe veramente una beffa. E io credo che comunque il quarto posto sia comunque un piazzamento importante per il vantaggio, vuoi per saltare il primo turno, vuoi per il fattore campo, insomma. Quindi cerchiamo di mantenerlo fino alla fine. Benissimo, grazie. Era Enrico Fanelli, collaboratore anche di Tifo Grifo. Corrado Losito, il messaggero. Corrado, la partita certifica che il Perugia è tornato a poter dire la sua, un po' di frenesia di troppo, ma forse dati i ritmi che hanno impresso i grifoni nella partita, qualche errore ci stava. Però oggi non c'è niente da dire, ha detto tutto ottimo Perugia, il Perugia che avremmo voluto vedere nelle ultime 5 partite, purtroppo non abbiamo visto, partite che rischiamo di pagare molto care. Lasciamo perdere adesso il Novara, dove hai trovato la giocata alla fine, dove non avevi giocato bene. Se fosse stato questo il Perugia, quello che abbiamo visto contro il Frosinone, contro il Benevento, con tutti i limiti di fronte a uno squadrone come il Verona, probabilmente saremmo in un'altra posizione. Quindi c'è poco da dire, ottimo Perugia per la determinazione, anche qualitativamente ha fatto il possibile, quindi così sinceramente non è possibile fare. Adesso bisogna guardare avanti, ma cercare anche di fare qualche altro colpo in trasferta, assolutamente. E beh, si va a Vercelli la prossima. Assolutamente, partita poi molto difficile, però Vercelli di fatto è salva, bisogna andare a vincere, perché a questo punto altrimenti si rischia di rimanere fuori a una distanza maggiore dei famosi 9 punti. Credo che sbaglieranno poco le squadre davanti adesso. Grazie a Corrado Losito, il messaggero. A Giulio Nardi, direttore di TAF. Giulio, il Perugia viene restituito a una certezza dal punto di vista, come dire, della prestanza fisica, anche della capacità di aggredire l'avversario. Qualche errore di troppo, un pareggio che poteva essere anche più dolce se qualcosa fosse andato al posto giusto, al momento giusto. Sì, soprattutto se Perugia avesse segnato nel primo tempo, perché c'è stato un grande sforzo nella prima frazione di gara, un avvio aggressivo come aveva chiesto il tecnico Bucchi. Penso il più bel primo tempo, tra i più bei primi tempi di questa stagione da parte del Perugia. Quando cali l'intensità con il Verona devi stare però attento, e quindi nella ripresa dopo addirittura il pareggio di Dezzi c'è stata quella bellissima girata di Pazzini che con mestiere per poco
poco non portava nuovamente in vantaggio il Verona. Il pareggio può starci, nel senso che il Perugia ha abbassato i toni, come ricordavi anche tu, nel secondo tempo, dopo la grande aggressività del primo tempo, poteva e doveva fare molto meglio Gnorè, troppo impreciso, forse anche a causa della stanchezza. Buon avvio di Terrani, che poi si è spento, ma non si può chiedere a Terrani di fare differenza per tutto il corso della gara, l'ha fatta già a Novara, e quindi teniamoci questi ottimi giocatori, queste ottime risorse, tenendo conto che ci sono dei giocatori che stanno affrontando per la prima volta il campionato di Serie B, e questo probabilmente ha inciso anche sulla mancanza di continuità nella Serie B, perché non vedo grande differenza tra il Perugia di oggi e il Verona attuale, così come il Frosinone. La differenza sta proprio nella tenuta, nella continuità, nella gestione delle partite che spesso porta a casa con l'esperienza, con un pizzico di esperienza in più. Quindi buon Perugia, complimenti a Bucchi, complimenti soprattutto a Brignoli, che ha restituito fiducia, sicurezza alla difesa, che sa gestire palla e addirittura permette alla squadra di essere molto più alta. Quindi penso che sia miglior modo per affrontare i playoff, e soprattutto da oggi capiamo che il quarto posto è più che mai alla portata del grifo, tenendo conto delle difficoltà di Cittadella e Benevento, che sono in calo. Grazie a Giulio Nardi, era direttore di TEF Giulio Nardi. Allora, Fabio Miattelli, Umbria TV. Fabio, la partita, come dire, certifica che il Perugia è tornato a livelli che non si erano più visti ultimamente da un punto di vista fisico e anche mentale. Qualche errore di troppo, forse dettato dagli alti ritmi imposti per tutta la partita al gioco. A te faccio la domanda non solo sulla partita, ma sulla proiezione per le ultime quattro gare, perché adesso la terza, che è Frosinone, è a 8 punti, quindi Perugia ha chiamato a non abbassare la guardia e a fare parecchi punti in queste rush finali. Ma sì, hai ragione. A me mi vengono in mente due considerazioni. Una, che non avreste un grande Verona nemmeno oggi, perché se fosse stato concesso un gol sacrosanto allo Spezia con la palla che era entrata da almeno 30 centimetri, può darsi che parlavamo di un'altra partita. E poi ho visto Frosinone. E poi credo che il calendario del Perugia non sia così malvagio, perché chiaramente tutte le partite vanno affrontate con la giusta testa e mentalità, però tolto lo Spezia, uno, non ci sono scontri diretti, e due, sono squadre che mi pare non abbiano nulla da chiedere a questo campionato. E in un campionato come quello di Serie B, molto duro, le squadre che non hanno stimoli probabilmente qualcosa lasciano in campo. Per me comunque rimane il fatto, e lo dico già stasera, che questa è una squadra che ha fatto cose straordinarie, perché giocare così contro il Verona, che ha annichilito il Bari, non dimentichiamocelo, 3 giorni fa, credo che dimostri quanto questa sia una squadra veramente importante, e che mi auguro vada consolidata e non rifatta da capo, come purtroppo troppe volte è successo. Benissimo, benissimo, c'è anche la chicca per l'anno prossimo. Grazie a Fabio Miattelli, Umbria TV. Allora, Elio Clero Bertoldi, Corriere dello Sport. Elio, il Perugia stasera viene certificato che è tornato a livelli consoni, che non saranno più visti, psicofisici voglio dire, che non saranno più visti nelle ultime partite. Un buon segno per il rush finale, che, nel quale il Perugia ha chiamato a fare parecchi punti, perché le prime sicuramente non si fermeranno. Sì, è vero, però oggi bisogna dare atto che il Perugia ci ha divertito, ha messo alle corde la seconda forza del campionato, e direi che forse è mancato il colpo del KO nel primo tempo, più ancora che nel secondo. È stata una partita che l'hanno giocata veramente per vincere, non ci sono riusciti, però hanno giocato bene, il mister ha scelto la tattica giusta, tenendo una difesa ancora più alta di quanto non fosse successo anche in precedenza, e quindi limitando in maniera netta la pericolosità. Loro davanti sono forti con Luppi e Pazzini sono forti, per cui io sono molto ottimista che Perugia possa continuare a fare bene. Sabato andiamo a Vercelli, e se la squadra continua a giocare con questa determinazione, credo che alla fine ce la possa fare. Auguriamoci, anche se nel finale Forte ha fatto una buona gara, auguriamoci di recuperare almeno Di Carmine.
perché questo è il momento proprio topico del torneo, e se riusciamo a vincere una partita subito di queste ultime quattro ci si può spianare bene la strada, perché oggi i risultati sono stati estremamente favorevoli al Perugia. E quindi guardiamo però avanti. Il problema della distanza dalla terza, che a questo punto diventa forse il più pressante. La terza, noi siamo a 57 a pari punti con Cittadella, e 65. La terza a 65, quindi sono 8 punti, ancora ci siamo, insomma. Appunto dicevo di vincere, di riuscire a vincere con il Vercelli, anche perché guarda il Verona ha fatto una gara difensiva e aveva molta paura a tratti, e anche il Frosinone, io ho visto oggi, si è imposto, ma ha avuto veramente una gran buona stella. Non è che sono squadre che schiacciano gli avversari, per cui ancora io credo ci sia da giocare. Certo, bisogna vincere. Oggi sarebbe stato bellissimo vincere, e l'avrebbero anche meritato tutto sommato, per come e per la volontà che ci hanno messo, non solo per il gioco. Hai detto Di Forte, vogliamo aggiungere anche Mancini, perché erano i due sostituti. Mancini ha fatto una partita maiuscola, no, ma io ho visto tutta la squadra, forse l'unico, e mi dispiace dirlo perché è il capitano della squadra, che non è ancora completamente recuperato, è stato Del Prete, se vogliamo fare proprio le pulci a ciascuno dei giocatori. Tutti gli altri sì, qualche errore l'hanno commesso nei passaggi, però hanno giocato con grande lena, insomma. Grazie, ringraziamo Elio per... Nicola Uras, Corriere dell'Umbria. Nicola, ti strappiamo al volo una battuta. Il Perugia torna sulla scena da protagonista, sembra alle spalle il brutto periodo che, insomma, psicofisico che ha attraversato, e quello che ci voleva per il rush finale, che si preannuncia molto difficile, perché siamo alle soglie dei playoff o non playoff. Sì, assolutamente, lo spirito oggi è stato uno spirito coraggioso, credo che, insomma, non ricordo, diciamo, un approccio simile in casa negli ultimi mesi. Poi è mancato qualcosa, perché probabilmente, anzi sicuramente, negli ultimi 20-16 metri ci è mancato il passaggio decisivo, quello che ti mette, che crea l'occasione vera. E su questo sicuramente, probabilmente, forse il Perugia ha anche dei limiti strutturali. Sì, diciamo che lo spirito per il rush finale è quello giusto. Nelle ultime quattro partite credo che bisognerà andare vicino a fare il massimo, il pieno dei punti, o giù di lì, dai 9 punti in su, perché insomma credo che mai come questa volta i playoff siano veramente a rischio. Anche perché il Frosinone non poteva, come dire, aspettare le altre ancora, e poi insomma il Verona lo stesso, insomma, erano due squadre che avevano rallentato, ma insomma non si poteva pensare che arrivassero, insomma, a suon di Parigi alla fine del campionato. Sì, credo che sarà importante recuperare Di Carmine davanti, e lo spirito, come hai detto tu, è quello giusto. Probabilmente anche il fatto di aver, tra virgolette, blindato anche quantomeno la presenza nella griglia playoff abbia anche un pochino liberato la mente dalle pressioni, e abbia messo il Perugia nelle condizioni di giocare in maniera, insomma, gagliarda, in maniera combattiva, spinta anche da un grande pubblico, perché insomma oggi c'era stata la seconda affluenza stagionale dopo il derby. La Nord ha incitato sin dal primo minuto, la squadra ha sembrato quasi, diciamo, seguire questo incitamento, e poi ecco, è mancato un pochino l'ultimo passaggio, un pochino di frenesia. È un punto dove credo che però non ci sia il rammarico di altre partite in casa, insomma, di altri pareggi, insomma, il decimo pareggio, ma non credo che possano esserci, insomma, rimpianti di altre volte. Senti, se playoff dovessero essere, e magari contro questo Verona,
o contro il Frosinone? Il Perugia se la può giocare secondo te? Ma io penso di sì. Penso di sì, perché poi si dovrebbe creare una situazione dove il Perugia giocherà la prima in casa e l'ultima in trasferta, e nell'ultima in trasferta, insomma, il Perugia quest'anno in trasferta ha fatto male al Frosinone, in parte anche al Verona, insomma, 4 punti col Frosinone, 2 col Verona, e meritava qualcosa in più, quindi credo che insomma non ci siano. Credo che il Perugia possa essere davvero protagonista. Paradossalmente la cosa più difficile sarà fare i playoff, e poi dopo credo che il Perugia potrà essere, penso che possa essere, meritare almeno la finale. Benissimo, grazie Nicola Uras del Corriere. Grazie. Ciao a tutti.